La stiamo perdendo. Peccato. Peccato, perché questa è una partita basilare. Questa era una partita basilare. Ora c'è Cuadrado. Dai Panita, almeno il pareggio, cazzo. Oh! Con Dybala, Cuadrado senza angolo, prende comunque il gol. Ha avuto un controllo sbagliato dopo una bella combinazione. Eh sì. Peccato, hanno trovato un gran gol con sto Malinowski, che ogni volta ce lo mette al culo. Non ci voleva questa sconfitta, non ci voleva proprio. Ne, guarda un po', guarda un po', Dušan ancora, gol in diretta ragazzi, gol in diretta ragazzi, gol in diretta, beh, meno male, dai, meno male, meno male, meno male, torniamo a far gol su azione d'angolo da una vita, dopo una vita torniamo a fare il gol d'azione d'angolo ragazzi, dopo una vita. Ma quello è Stefanone Borghi che ci porta bene. Oh, non abbiamo, mi sa che non abbiamo mai perso con le cronache di Stefano Borghi, eh. Meno male che l'abbiamo preso sto ragazzo, meno male che sto ragazzo lo abbiamo preso. 13 mesi fa, gennaio 2021, contro il Sassuolo, qua ne trova uno pesantissimo, perché la Juve riprende. Ah no, è Danilo che ha segnato, ragazzi, è Danilo che ha segnato, attenzione. E Danilo, signori, non perdere questa partita in ottica Champions è tanta roba davvero, eh. Peccato, peccato, perché si poteva anche vincere la sta partita. Però dai, diciamo che il pareggio è meritato, diciamo che il pareggio è meritato, sicuramente ci sarà un altro paio di minuti da giocare. Ah, vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po'. Matthijs, spazza, non facciamo puttanate, Matthijs. Guarda un po'. No, Dušan, credici! Credici, Dušan! Però dai, per come si era messa, ci è andata bene. Però, fai fischiare l'arbitro. Diciamo che un pareggio ci sta anche bene, eh? In ottica Champions. Io poi devo rettificare. Noi ad aprile che si gioca con l'Inter, non a fine febbraio, attenzione. Largo Chatebol, tiene il pallone Malinowski, lo fa passare. Toloi, per convenersi. Oh, oh, buttala, vaffanculo, buttala, meglio. Malinowski però era lontano. È scontro diretto, buttala, non facciamo puttanate, buttala. Sta finendo anche il 94esimo. Chi me lo doveva dire che dovevo raccontarvi gol in diretta, ragazzi? Chi me lo doveva dire? Cuadrado. Dai Cuadra. Ancora imbastire, un'ultima fiammata alla Juventus. Vediamo un po' a che. Dai Panita. No, ma non ne abbiamo più, dai. Va. Fischiato, ha fischiato. Va bene così. Va bene così, ragazzi, per come si era messa. Per come si era messa, ragazzi. Per come si era messa, va bene così. Onestamente, mortacci tua, onestamente non meritavamo di perdere. Intanto tolgo un po' di volume, tolgo, stasera siamo di Super Bowl, dopo a mezzanotte siamo di Super Bowl. Però raga, è stata una partita stupenda. Adesso voglio vedere se la società sportiva Calcio Napoli fa un altro tweet su questa, perché è stata più bella questa partita che quella con l'Inter, che Atalanta Inter. Però raga, sono soddisfatto a metà, contento per non aver perso, perché loro hanno sempre una partita da recuperare, hanno sono due punti dietro di noi, perché perdere questa partita sarebbe significato andare dietro di un punto con loro che dovevano recuperare una partita. Ci è andata bene, diciamo che ci è andata bene, e se consideriamo che oramai gli scontri diretti che ci restano sono entrambi in casa con Lazio e Inter, va bene, va bene. Il resto del calendario è abbastanza abbordabile. Si poteva anche vincerla questa partita, perché a tratti abbiamo giocato meglio noi, a tratti hanno giocato meglio loro. Diciamo che loro sull'1-0 a Tebur ha preso una traversa a porta vuota che vuole essere ammazzato. Diciamo che ogni tanto la fortuna ci è stata amica. Oggi la fortuna ci è stata amica. E niente,
complimenti alle due squadre, davvero oggi si è visto un gran bel calcio, oggi ho visto anche una bella Juve, devo dire, a tratti. Giocavamo con un avversario che, nonostante le assenze, loro hanno un gioco collaudato, e quando hai un gioco collaudato, per dirvi, il Milan ha vinto la Coppa dei Campioni con il Barcellona di Cruyff senza Baresi e Costa Curta, questo vuol dire quando è il gioco collaudato. A loro manca Zapata, manca Ilicic, che per loro sono tanto. Però c'è sto bastardo di Malinowski che ogni volta che entra ci fa gol. Oh. Questo ha pigliato il posto di Icardi a farci sempre gol. Ma che bastardo, oh. ma che gol ha fatto? Ma che gol ha fatto Malinowski? Una bomba dalla 300 orari, che le vuoi dire a Szczęsny? Non puoi dire niente. Allora, parliamo dei singoli. Diciamo che gli attaccanti prendono la sufficienza tutti, è vero, oggi non hanno segnato, però dai, forse l'unico che non mi è piaciuto oggi è stato McKennie, troppo impreciso, ha perso troppe palle e non mi è piaciuto. Rabiot non ha fatto una buona partita, Locatelli anche. Allora, se c'è una cosa che questa partita ci dice è che Zaccaria è indispensabile. Zaccaria a centrocampo indispensabile. Che ragazzi, oggi McKennie veramente era da togliere. E secondo me Allegri oggi è stato fortunato perché ha tardato di brutto i cambi. McKennie andava tolto prima di prendere il gol, non dopo aver preso il gol. Comunque dai, complimenti a entrambe le squadre, complimenti all'Atalanta, facciamo un punto, peccato, potevamo accorciare sulle prime, però dai, sono 7-9 punti, anche se lì, no, c'è il Milan davanti, anche c'è l'Inter che c'è una partita da recuperare, 9 punti dal primo posto, noi abbiamo preso uno scudetto con 9 punti di vantaggio, quindi dai. Oddio ragazzi, abbiamo sì e no il 10%, ma forse anche meno, di agganciare il treno di testa. Non dico di vincere lo scudetto, di agganciare il treno di testa, abbiamo il 10%. Poi ragazzi, se casomai dovesse accadere, sarebbe meglio del 5 maggio. Guarda, sarebbe meglio del 5 maggio. Ora però abbiamo un calendario, diciamo, favorevole, vediamo di sfruttarlo. Poi raga, paghiamo un inizio di stagione veramente difficile. Ora testa al derby e soprattutto testa al Villarreal. E come vuole, anche alla Coppa Italia, alla Fiorentina in Coppa Italia, per carità di Dio. Raga, tutto ciò che viene è tutto grasso che cola in questa stagione. Per come era cominciata, ragazzi, noi eravamo una decina di punti dietro l'Atalanta. Dai. Un po' d'amaro in bocca c'è, perché soprattutto per come abbiamo cominciato, Dybala ha sbagliato due tiri, che lui in genere fa gol da quella posizione, però dai, anche l'Atalanta, dai, forse nessuna delle due meritava la sconfitta, e forse è giusto così. Ok ragazzi, iscrivetevi al canale, poi domani magari facciamo un'analisi a freddo. Ok? Vi ho dato il pareggio in diretta, che altro volete? Altro che ve l'avevo detto è questo. Ciao ragazzi, iscrivetevi al canale, mi raccomando.